Ciao a tutti ragazzi, Kunik F1 e oggi siamo nuovamente qui con Assassin's Creed 3. Questo è un match molto particolare perché insieme a me c'è un grande player, Andrei Auditore, molto forte in deathmatch e temibile quando utilizza la violazione. Bene, siamo in passaggio nord-ovest e io sono con il forzuto nel L'obiettivo è pocket trovare container. e uccidere le prede assegnate. Facciamo parlare la Evita di farti uccidere da altri signorina giocatori. dell'anima. Iniziamo subito con una gran minchiata, visto che ho sganciato la fumogena al posto di travestirmi. Quindi il match non è iniziato nei migliori di modi. La mia prima Primo preda era sangue. la seduttrice. Ti hanno stordito. E qui ho fatto per ammazzarla. Era partita la kill animation, ma non mi ha stordito. Intanto Andrea non si è neanche voluto sprecare ad avvicinarsi, non ha neanche voluto rischiare e mi ha sparato. Intanto la mia nuova preda era il comodoro, il comandante. Qui era appunto alla ricerca del comandante. Tanto sempre sussurri molto alti. Qua ho avuto un po' di problemi con il sistema di bloccaggio. Ho lanciato i pugni ad Andrea, ma lui ha continuato imperterrito e Massacro. mi ha comunque ucciso. Intanto la mia nuova preda era il cacciatore, qui ho utilizzato subito il travestimento, non incorrendo nell'errore di prima anche perché non avevo la bomba. Tanto sempre sussurri alti, sono guardato un po' intorno per vedere chi c'era. Tutto qua ho cercato una nascosta e ho notato che Andrea era sopra quella, come chiamarla, collina di ghiaccio. Intanto ho ucciso il cacciatore e Andrei intanto era nei casini con qualcun altro e qui ho fatto una cosa stupida perché pensavo di riuscire a stordirlo, ma lui si è girato e mi ha sparato e mi ha fatto anche sprecare la fumogena. Ho detto è un gran player, quindi c'è da aspettarselo. Contratto perso. Ancora il cacciatore, ma ho perso subito il contratto. Tanto di nuovo sussurri alti. Qua stavo cercando il cadavere, ma non l'ho trovato, però ci sono a terra. Ho inquadrato il mio inseguitore, che era sempre il comandante. Intanto la mia preda era diventata invece il coyote. Qui ho fatto, cioè, più noto di così si muore, ma sono comunque riuscito a stordirlo. Qua mi sono avvicinato Uccisione al contesa. coyote. Però sono solo riuscito a prendere una contessa, poco ma 4 a posto, 1200 punti. Ah, intanto come avete potuto notare ho cambiato il set abilità e ho messo il set death con veleno, bomba e dardo. Intanto qui Andrea non so per quale motivo era saltato nel pagliaio e l'ho avvelenato. Qui ha cercato di stordirmi. Che cosa ho fatto? Sono salito, ho Vendetta. saltato dall'altra parte in modo tale che non mi stordisse. Tanto ho preso anche un bracconiere, che di nuovo il comandante come preda. Non era molto esperto. Qui infatti ho lanciato la fumogena, concentrazione e incognito e veleno per prendere un po' di bonus di punti. Anche se questa tecnica non è sempre Attenzione, ben vista Animus violato. da molti. Tanto ho preso una grande vita per 1300 punti e qui non avevo per niente notato la seduttrice che mi ha girato e mi ha ammazzato. Anche se a livello basso questo player si è rivelato molto abile. Ah, qui intanto Andrea aveva violato, quindi che cosa ho fatto? Mi sono nascosto in modo tale da non fargli Macchie prendere i punti, onorevoli. però il coyote comunque è riuscito, cioè che passava di lì mi ha ammazzato. Io sono solamente riuscito a contendere la kill. Qui di nuovo, ah no, qui intanto era finita la violazione.
quindi mi sono nuovamente provato a approcciare da lui, che era stato stordito e non se ne era per niente accorto da cui lui. Quindi mi ha regalato una nascosta incognito concentrazione. Grazie André. Intanto lo sai quando non hai seguitori, invece la mia preda diventa cacciatore. In queste condizioni climatiche questa mappa la odio perché non ci vedo più una mazza. Tanto il cacciatore era all'interno del pagliaio. Ho preso una nascosta insassiva in società salvatore ancora. Proprio del genere. Ho controllato il punteggio perché non so come ero riuscito a recuperare Andrea anche se lui aveva violato. E qui avrei potuto tranquillamente fare una rapace, ma non sono riuscito a frenarmi prima di salire, quindi mi sono accontentato di un azzardo. Intanto il coyote era la mia nuova preda, il mio inseguitore era stato adescato e mi ha regalato altri 250 punti di serie. E qui la seduttrice non so come mi è entrata nella bomba e ha preso 1050 punti di kill. Roba assurda. Intanto il comandante era il mio, cioè la mia preda. Avevo ancora la testa del gruppo. Mi sono nascosto per studiare un po' la zona, per vedere un po' chi c'era. Contratto perso. Con i seguitori. Qui però, siccome avevo abilità e siccome sapevo che Andrea non si sarebbe fatto sfuggire a chi, ho deciso di correre l'incontro e prendere almeno la morte onorevole. Tanto la seduttrice non ha più. Mi sono avvicinato sempre con il cranio. Però non la riuscivo a trovare, sempre questi momenti di cecità durante il match. Qui si era nascosto veramente male e per paura che Andrea mi rubasse la kill non ho perso tempo, l'ho beccata anche se aveva lanciato la fumogena. Infatti si è andato con l'uccisione a terra. Tenevo sempre sott'occhio, ma intanto si è avvicinato. E lì la seduttrice cerca di vendere. E qui ho avuto un colpo di culo perché stavamo premendo tutti e due quadrati, infatti lui è riuscito a contendermela, ma lo sono comunque riuscito ad uccidere. E il comandante mi ha preso le spalle. Di nuovo Andrea come preda. E qui ho mandato un esco. La seduttrice è stata adescata, ho sbagliato, avrei dovuto prima uccidere Andrea e poi stordire l'inseguitore, comunque era adescata, quindi non aveva il cioè non aveva il contratto per un po' di tempo. Tanto l'ombra, cioè l'ombra, il coyote era la mia preda e qui sono riuscito a stordire così senza alcuna abilità il comandante. Ti hanno stordito. Ah, qui una bella mossa del coyote che si era travestito e intanto la seduttrice non ci ha pensato due volte e mi ha beccato le spalle. Qui avevo messo il set extreme con esca, travestimento e pistola appunto per prendere l'estrema verità. Perché Andrea, eccolo qui, era riuscito a prendere la testa del gruppo e a superarmi. Stavo cercando il tutto per vincere l'incontro. Intanto era scattato il minuto. E questa cosa devo dire che è rimasta impressa da Andrea. Infatti qui c'era un'esca travestita, lui si era concentrato sull'esca e io travestito l'ho fregato. È stata la chicca della partita. Qui la seduttrice mi ha lanciato una bomba offensiva ovviamente e non ci ho pensato due volte
Mi ha beccato, bella tecnica anche questa. Intanto mancano 10 secondi allo scadere del tempo. Andrea era la mia preda. Hai ottenuto il secondo posto. Però non sono riuscito neanche ad uccidere. Un buon secondo posto, visto che comunque Andrea è un player più che rispettabile. Sono felice di questa, di questo match, anche perché entrambi ci siamo divertiti. E beh, che devi, saluto tutti i membri della CG e tutti coloro che mi stanno guardando. E come al solito lasciate un commento, un mi piace e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!